Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in questo ciclo di seminari. Mi presento, sono l'ingegner Paolo Piaggi, sono un ricercatore del gruppo di ingegneria biomedica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Il mio seminario di oggi vi parlerà del mio campo di ricerca del metabolismo energetico umano. In particolare, il mio seminario sarà diviso in due parti. Nella prima parte vi darò alcune nozioni sulla misura del metabolismo energetico umano tramite l'utilizzo dei principi della calorimetria indiretta che hanno portato a costruire a Pisa, nel nostro gruppo di ricerca interdisciplinare, la camera metabolica. Nella seconda parte del mio seminario, invece, vi porterò dei risultati della nostra ricerca basata sulla camera metabolica che ci permette appunto di identificare i fenotipi metabolici in base al dispendio energetico che si può misurare nella camera metabolica. Quindi partiamo con le basi del metabolismo energetico per poter capire appunto i principi per cui la camera metabolica diciamo, funziona e ci permette di dare queste misure. Dobbiamo parlare del bilancio energetico di un organismo vivente. In particolare il peso corporeo di un individuo determinano l'introito calorico necessario per poter raggiungere l'equilibrio energetico giornaliero in base alla spesa energetica. Quindi l'ingresso del nostro sistema, del nostro organismo, sono l'introito calorico, quindi l'energia dei nutrienti che noi introduciamo con i cibi e le bevande, e dall'altra parte c'è il consumo metabolico del nostro organismo. Questi due componenti, l'introito calorico e la spesa energetica, determinano il bilancio energetico giornaliero. E questo bilancio energetico giornaliero è fondamentale per poter capire le variazioni di peso corporeo nel corso del tempo. Quindi, se noi andiamo a schematizzare questi concetti che vi ho appena dato, possiamo appunto identificarli come una specie di bilancia in cui da una parte abbiamo l'introito calorico, le nostre entrate al sistema. Dall'altra parte abbiamo la spesa energetica, le nostre uscite, quanta energia viene appunto consumata. Se questi due componenti sono in equilibrio, quindi sono esattamente le stesse, non c'è nessuna variazione del nostro peso corporeo. Nelle condizioni invece in cui la spesa energetica risulta aumentata, o l'introito calorico per esempio risulta diminuito, si avrà ovviamente una perdita di peso e al contrario, quando la spesa energetica è ridotta e l'introito calorico risulta maggiore, si avrà un aumento di peso. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che l'organismo umano soddisfa le leggi della termodinamica e che quindi le variazioni del nostro peso corporeo nel corso del tempo sono dovute proprio dal bilancio energetico tra introito calorico e spesa energetica. Quello che io vi spiegherò in questo seminario, vi darò dei concetti base di quello che riguarda questa componente, la componente della spesa energetica. Che cos'è la spesa energetica di un organismo vivente? Comprende due quote che sono dovute all'energia che il nostro corpo appunto consuma. Da una parte abbiamo l'energia rilasciata dal corpo come calore, che è una delle forme di energia. Dall'altra parte c'è la quota dell'energia che viene utilizzata per fare il lavoro meccanico, quello necessario per permettere la vita del nostro organismo. Come possiamo misurare la spesa energetica? Noi siamo ingegneri biomedici, vogliamo appunto predisporre degli strumenti che permettono appunto di misurare un parametro vitale così importante come la spesa energetica. Questa spesa energetica si può misurare tenendo conto che il nostro corpo produce calore mentre cerca di ottenere energia, quella appunto necessaria alla vita, che la estrae tramite l'ossidazione dei nutrienti che noi introduciamo con la dieta. E come lo fa? Lo fa mediante reazioni esotermiche, reazioni chimiche esotermiche, quindi che producono appunto calore e che per poter prendere posto il nostro organismo, quindi per far sì che queste reazioni esotermiche avvengano, bisogna consumare l'ossigeno che noi introduciamo con la respirazione e come elemento, tra virgolette, di scarto viene prodotta l'anidride carbonica che sempre tramite la respirazione noi rimettiamo nell'aria. Quindi parte di questa energia che il nostro corpo appunto cerca di estrarre dei nutrienti è dispersa come calore. Questo è una cosa molto importante perché il calore che viene appunto prodotto dalle reazioni esotermiche che avvengono nel nostro organismo permette di mantenere stabile la temperatura corporea, che è un parametro fondamentale affinché queste reazioni chimiche possano avvenire. Dall'altra parte, ovviamente, lo scopo per cui l'organismo fa questo è quello di immagazzinare energia e la immagazzina tramite legami energetici in una molecola molto energetica che viene chiamata ATP, che è il nostro
diciamo, gettone di energia, quello che viene utilizzato dal corpo in tutte le sue reazioni affinché possa funzionare secondo la fisiologia, appunto, dello stato normale di salute. E questa molecola di ATP è quella che viene utilizzata appunto per fare dei lavori. Il lavoro che nell'organismo umano è un lavoro chimico, un lavoro meccanico, un lavoro elettrico, a seconda del sistema biologico di interesse che fa parte del nostro organismo. Come possiamo noi misurare questa spesa energetica? Portiamo adesso qualche informazione circa la storia di queste misurazioni, di questa tecnologia che è stata sviluppata per poter misurare la spesa energetica di un organismo. Come vi ho appena detto, una delle forme di energia che viene appunto prodotta durante queste reazioni è proprio il calore. E quindi è stata sviluppata nel 1700, soprattutto da Lavoisier e da Laplace, i metodi calorimetria diretta. Su cosa si basa la calorimetria diretta? Si basa appunto sul principio secondo il quale questi processi metabolici che avvengono continuamente nel nostro organismo portano alla produzione di calore, che viene poi rilasciato dal nostro corpo sotto forma di evaporazione, radiazione, conduzione e convezione. Nel 1777 c'è stato il primo prototipo di calorimetro che permette appunto di misurare il calorimetro a ghiaccio di Lavoisier. In questo esperimento che potete vedere raffigurato in questa immagine, Lavoisier misurava proprio la produzione di calore di un porcellino d'India usato come cavia, che era posto all'interno di una camera chiusa, ovviamente ossigenata per poter permettere appunto all'animale di poter vivere, e quantificava il calore emesso appunto da questa cavia in base allo scioglimento dei cubetti di ghiaccio che stavano nella camera esterna. Tenendo conto che un chilogrammo di ghiaccio è associato a 80 kcal. Quindi in questa maniera, in maniera appunto diretta, misurando il calore, Lavoisier stimava la produzione di calore, quindi la spesa energetica di questa cavia. Ne circa un secolo successivamente, nel 1899, ci sono stati dei sviluppi tecnologici che hanno permesso di costruire un calorimetro chiamato calorimetro di Atwater Rosa, che era basato non solo sulla calorimetria diretta, quindi misurava il calore, in questo caso veniva posto proprio l'individuo, come potete vedere in questa stanza, ma allo stesso tempo permetteva anche la misurazione delle concentrazioni dei gas dell'aria inspirata ed espirata dal soggetto al suo interno. Questo principio, che è un principio della calorimetria indiretta, si basa sulla stima del consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica proprio mediante le misurazioni di queste concentrazioni dei gas, di questi due gas, ossigeno e anidride carbonica, che stanno nell'aria. In questa maniera il calorimetro di Atwater ha dimostrato per la prima volta che il calorimetro di Atwater misurava sia il calore prodotto, che è la calorimetria diretta, sia anche il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica, che sono appunto le variabili misurate dalla calorimetria diretta, e ha dimostrato per la prima volta la loro equivalenza. Quindi, grazie a questo, non è più necessario misurare il calore emesso da una persona per poter stimare la spesa energetica, ma possiamo andare a misurare in maniera appunto meno invasiva, tecnologicamente molto più semplice, misurare le concentrazioni dei gas all'interno appunto di un calorimetro. Ma su cosa si basa la calorimetria diretta, che si basa appunto sulle concentrazioni dei gas presenti nell'aria, ossigeno e anidride carbonica? Si basa sul principio che vi ho detto poc'anzi, che l'organismo ricava energia tramite l'ossidazione dei substrati energetici. Cosa sono i substrati energetici? Sono i nutrienti che compongono fondamentalmente i cibi della nostra dieta e si possono, in prima battuta, suddividere in tre macrocategorie, sono appunto i macronutrienti, e questi sono i carboidrati, i grassi e le proteine che sono contenute nella nostra dieta, quindi nella nostra alimentazione, e che una volta, ingerite, quindi entrano in circolo nel nostro organismo, avvengono delle reazioni stechiometriche, appunto reazioni chimiche, per le quali la chimica ci dice esattamente quanta quantità di ossigeno è necessaria per poter ossidare ognuno un grammo, una mole di ognuno di questi macronutrienti e quanta anidride carbonica viene prodotta come diciamo, prodotto di scarto di questa reazione, che poi appunto viene esalata
dal nostro respiro. Facciamo un esempio di un carboidrato più semplice, il glucosio, e un acido grasso, un trigliceride, che quindi è un componente del nostro tessuto adiposo. Come potete vedere, queste sono le reazioni chimiche. Quindi il glucosio ha una formula chimica C6H12O6, dove C è carbonio, H è idrogeno, O è ossigeno. Quindi una mole, o più semplicemente magari un grammo di glucosio, richiede 6 litri, per esempio, o 6 moli di ossigeno per poter ossidato. Cosa vuol dire? Che tramite questa reazione chimica quello che si ottiene in uscita sono 6 moli di anidride carbonica, la CO2, 6 moli di acqua, di vapore acqua che appunto viene respirato, ma soprattutto lo scopo per cui l'organismo fa questo è quello di produrre un equivalente calorico pari a 673 kcal. Questa energia che l'organismo ha estratto da una mole di glucosio per poterla utilizzare e diciamo, svolgere il lavoro chimico, il lavoro elettrico per far funzionare il nostro organismo nella maniera più opportuna. Stessa cosa succede per una mole di trigliceride. Ovviamente il suo peso molecolare è molto più alto di quello del glucosio e in questo caso una mole di trigliceride richiede 78 moli di ossigeno per poter essere ossidata. Il risultato è produrre 55 moli di anidride carbonica, 52 moli di acqua, quindi vapore acqueo, e un quantitativo di chilocalorie per mole pari a quasi 8000 kcal. Ok? Quindi questa è la termochimica respiratoria. Come noi, siccome la calorimetria diretta misura la produzione di ossigeno e, scusate, il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica, quello che noi possiamo fare è quello di calcolare il loro rapporto. Quindi se noi calcoliamo il rapporto tra il consumo di ossigeno misurato tramite le strumentazioni della calorimetria diretta e la produzione di anidride carbonica, otteniamo un indice che è chiamato quoziente respiratorio, chiamato RQ, respiratory quotient dall'inglese. Questo perché è un indice molto importante? Perché ci permette di dire se quello che sta avvenendo al nostro corpo durante la misurazione, quindi l'energia che il nostro corpo sta producendo, deriva dall'ossidazione o dei carboidrati o dei grassi. Questo perché se voi prendete queste due appunto, molecole esemplificative che vi ho portato di carboidrato, glucosio, degli acidi grassi e trigliceride, se voi prendete proprio un quantitativo di moli che viene prodotto 6 moli di anidride carbonica che vengono prodotte con combustione di 6 moli di ossigeno, otteniamo un rapporto pari a 1 e questo è un classico valore di quoziente respiratorio per quanto riguarda l'ossidazione dei carboidrati. Per quanto riguarda invece l'ossidazione degli acidi grassi, prendendo esempio trigliceride come esempio di questo macronutriente, si hanno una produzione di 55 moli di anidride carbonica al netto di 78 moli di ossigeno utilizzate. Se voi fate il rapporto tra questi due numeri, ottenete un rapporto di circa 0,7. Quindi questo quoziente respiratorio permette di darci, quando è vicino a 1, sappiamo che il corpo sta utilizzando i carboidrati per produrre energia, mentre se tende a un valore di 0,7 sta utilizzando i grassi. Le proteine, che qua non vi ho riportato in quanto è un macronutriente che non viene utilizzato per produrre energia, a meno che non siamo in condizioni particolari, perché le proteine sono proprio immatute nel nostro corpo, quindi il nostro corpo cerca di non utilizzare le proteine per poter produrre energia. Però se dovesse farlo, l'indice, il quoziente respiratorio delle proteine starebbe più o meno a metà, 0,8-0,9. Quindi abbiamo ora una scala basata sul quoziente respiratorio che ci dà un'informazione ben precisa sulla fonte dell'energia del nostro organismo. Perché questo è importante? Perché in parallelo a quoziente respiratorio possiamo anche calcolare un altro indice, sempre dalla stechiometria delle reazioni chimiche che abbiamo visto, che è l'equivalente calorico dell'ossigeno. Che cosa vuol dire? Il numero di calorie che vengono prodotte per litro di ossigeno che noi inspiriamo dipende proprio dal substrato energetico che viene utilizzato per produrre energia. Sempre facendo un esempio appunto dei due macronutrienti opposti, quindi carboidrati, quindi glucosio, acidi grassi, quindi trigliceridi, se noi prendiamo il numero di calorie prodotte da questa reazione chimica, la dividiamo per quante moli sono state necessarie per poterla produrre, abbiamo un equivalente calorico dell'ossigeno pari a quasi 5 kcal per litro. Se facciamo la stessa cosa per un acido grasso, quindi per il trigliceride, questo valore è leggermente inferiore, pari a 4,578 kcal a litro.
Questo perché è importante calcolarlo? Perché ovviamente nel nostro corpo non è che bruciamo solo carboidrati o solo grassi, diciamo, viene utilizzata una cosiddetta miscela metabolica di carboidrati e acidi grassi in base alla disponibilità, che darà luogo a uno specifico valore del quoziente respiratorio, che sarà di solito in condizioni normali un valore tra 0,7 e 1, come abbiamo visto da due slide precedenti. Quello che è stato dimostrato è che c'è una relazione lineare tra il quoziente respiratorio e l'equivalente calorico di ossigeno, e questa relazione è la relazione lineare qui mostrata su questo grafico da questa retta rossa. Questa retta rossa, che in base ai dati empirici che vi ho riportato del quoziente respiratorio e degli equivalenti calorici, è pari a questa formula che vedete qua, che dipende dal quoziente respiratorio e da queste costanti. Se noi moltiplichiamo questo valore di equivalente calorico dell'ossigeno per il consumo d'ossigeno, quindi quanti litri sono stati utilizzati, che noi misuriamo da metabolometria diretta, possiamo avere in maniera indiretta, appunto, l'ammontare di chilocalorie spese, quindi una misura della spesa energetica. Basata su cosa? Basata sul consumo di ossigeno, che noi misuriamo tramite la misurazione della concentrazione dell'ossigeno nell'aria nel tempo, e il quoziente respiratorio, che è il rapporto tra l'anidride carbonica prodotta e l'ossigeno consumato. Quindi tutte misurazioni di concentrazione dei gas. Ora, questi principi di calorimetria indiretta come si applicano al calorimetro indiretto a stanza intera, ovvero sia la camera metabolica. Che cos'è la camera metabolica? La camera metabolica, come la potete vedere rappresentata qua schematicamente, è una stanza di circa 10 metri quadrati di superficie, che è termicamente isolata e a tenuta d'aria. Quindi noi possiamo considerare l'unico ingresso a questa camera solo l'ingresso d'aria che serve appunto al soggetto al suo interno per poter appunto vivere, e in particolare per poter estrarre ossigeno dall'aria, poterlo utilizzare per le reazioni chimiche che vi ho spiegato poc'anzi, ed emettere di conseguenza anidride carbonica in questo volume. E poi da questa dalla camera viene appunto prelevata un po' d'aria, un quantitativo d'aria, e tramite delle strumentazioni di cui vi menzionerò nelle prossime slide, si possono controllare precisamente i flussi d'aria in ingresso e in uscita, questi due. Poi si possono misurare in maniera molto accurata le concentrazioni di ossigeno e anidride carbonica, sia dell'aria che viene immessa nella stanza, sia che l'aria che viene prelevata dalla stanza, che sarebbe fondamentalmente l'aria fresca immessa più l'aria emessa dal soggetto al suo interno per appunto la sua vita. E in questa maniera, tramite delle equazioni differenziali, le vedremo tra qualche slide, si possono ottenere misure proprio del consumo di ossigeno di quell'individuo all'interno della camera metabolica e della produzione di anidride carbonica stessa. Ok? In questa maniera, sono misure ovviamente continue, ci permettono di misurare in tempo reale il metabolismo energetico dell'individuo. E potendolo fare per 24 ore, perché questa è una stanza, come vedete qua, c'è un letto, quindi permette un soggiorno confortevole per 24 ore, noi possiamo andare a misurare un parametro clinico molto importante, quello della spesa energetica giornaliera. Non solo la spesa energetica giornaliera, cioè la spesa energetica nel corso delle 24 ore, che è suddivisa in diverse componenti. Per esempio, è composta dal metabolismo basale durante il sonno, quindi il metabolismo energetico mentre noi dormiamo, ovviamente diminuisce rispetto a quando siamo svegli e facciamo attività, per esempio, fisica, però diminuisce e rimane sempre costante anche quando dormiamo, perché il nostro organismo è una macchina termica, fondamentalmente, che è in continuo lavoro, quindi continua a bruciare e energia, consumare energia per poterla mantenere in vita e mantenere appunto tutte le reazioni biologiche che ci permettono di funzionare in condizioni appunto sane. Quindi non solo permette questa misurazione, visto che si può fare per 24 ore, ma possiamo anche misurare una componente molto importante della spesa energetica giornaliera, che è la termogenesi, quindi la generazione di calore che è indotta dalla dieta. Noi ogni volta che mangiamo, dipende poi quale tipo di dieta, emettiamo appunto calore, cioè aumentiamo il nostro metabolismo energetico, da una parte per appunto processare i nutrienti con la digestione, ma anche perché questi nutrienti, una volta inseriti nel nostro organismo, devono essere appunto utilizzati per appunto queste
diciamo, reazioni chimiche di cui ho parlato. E quindi anche in questo caso c'è un aumento che noi, del metabolismo energetico che noi possiamo detettare con la strumentazione della camera metabolica. E tutto questo si basa appunto sulle misurazioni di ossigeno e di carbonica che sono la base della calorimetria indiretta. Ma vi ho detto che la camera metabolica, ovviamente, è un oggetto molto complesso nella sua gestione. Io da ingegnere biomedico, ovviamente, mi occupo della, non so, mi sono occupato della progettazione della camera metabolica di Pisa, ma bisogna anche mantenerla in maniera tale che le misure che ci dà, appunto, devono essere di alta qualità. Per fare questo, noi abbiamo sviluppato appunto un modello che è quello della camera metabolica, che è quello che ci permette, dalle misure del flusso d'aria tramite controllori di flusso, che sono appunto delle strumentazioni elettroniche di elevata precisione, le misurazioni delle concentrazioni di gas tramite analizzatori di gas SINPA ad alta precisione, possiamo valutare le variazioni nel tempo delle concentrazioni di gas e possiamo stimare il volume a camera metabolica. Tutti questi quattro fattori messi insieme in questa equazione dinamica ci permettono di poter stimare con un alto grado di precisione il consumo di ossigeno dell'individuo al suo interno e la produzione di anidride carbonica, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima, sono quelle che servono per poter calcolare il quoziente respiratorio e poi poterlo applicare alla equazione di Lasks della calorimetria indiretta per poter stimare proprio la spesa energetica. Ma parliamo un po' di più della camera metabolica, vi farò vedere alcune foto. Innanzitutto, le camere metaboliche non sono degli oggetti, diciamo, molto comuni. Ne esistono, qua potete vedere una mappa più o meno aggiornata, che ne esistono almeno 42 in tutto il mondo. Molte in Nord America, tante in Giappone, ancora una in Australia, una in Sudafrica e molte altre in Europa. In particolare una di queste 42 è stata appunto sviluppata dal nostro gruppo di ricerca qua a Pisa, all'ospedale Cisanello. Come potete vedere in questo review sulle camere metaboliche, è stata recentemente pubblicata, viene appunto inserita anche quella presente proprio a Pisa, presso il nostro Ateneo. E fa vi faccio vedere, diciamo, come è fatta questa camera metabolica. La camera metabolica, come ho detto, è una stanza. È una stanza che permette soggiorni confortevoli per periodi maggiori anche di 24 ore. Di solito si fanno misurazioni di 24 ore perché permettono, per quello che ho fatto vedere nella prima slide, di proprio stimare quante chilocalorie il nostro corpo ha bisogno all'interno di una giornata intera, quindi 24 ore. E questi soggiorni confortevoli sono garantiti dalla presenza all'interno della camera metabolica di servizi igienici, come potete vedere qua, lavandino, water, il letto ovviamente per poter dormire la notte e altri mobili come per esempio questa scrivania, questa sedia confortevole, un armadio per i vestiti e così via. Inoltre, ovviamente, oltre a questi mobili che sono presenti all'interno della camera metabolica, ovviamente abbiamo molti sensori perché ovviamente la camera metabolica è basata dall'acquisizione di dati da molte strumentazioni che servono per fare quei calcoli che vi ho fatto vedere prima in maniera sintetica con le equazioni differenziali. In particolare, quello che noi abbiamo montato, abbiamo calibrato all'interno della stanza, sono tanti sensori che ci danno molte informazioni ambientali. Per esempio, questa scatoletta che vedete qua installata in alto, in realtà è un sensore di movimento a microonde basato sull'effetto Doppler. Ci permette di dire l'attività fisica dell'individuo che sta all'interno della stanza, in cui nelle 24 ore, comunque, sebbene l'attività fisica è molto limitata, si muoverà e quindi ci permette di dare un indice del livello di attività fisica. Poi abbiamo questo piccolo strumento che trovate qua, vedete qua in alto, è una sonda di precisione che ci permette di misurare con molta accuratezza la temperatura e la pressione atmosferica. Dato che noi misuriamo le concentrazioni di gas all'interno dell'aria, ovviamente dobbiamo anche conoscere la temperatura e la pressione, in quanto sono parametri fondamentali che vanno appunto a impattare poi le nostre misure di concentrazione. Dal punto di vista di altri elementi importanti della camera metabolica, quello che noi abbiamo fatto e non hanno tutte le camere metaboliche è quello di poter permettere dei prelievi di sangue nel soggetto, nel suo interno, per cosa? Per esempio per misurare degli ormoni termogenici, quindi relativi al dispendio energetico, tramite questa flangia tenuta d'aria. Tenete conto che, come vi ho detto precedentemente, la camera metabolica è una stanza a tenuta stagna, quindi bisogna sempre garantire che la pressione d'aria all'interno della stanza sia sempre positiva rispetto all'esterno, perché altrimenti,
non possiamo fare le considerazioni di concentrazione di gas che abbiamo utilizzato nei nostri modelli. Un'altra cosa importante, che questo ce l'hanno tutte le camere metaboliche, è quello di poter fornire nel corso delle 24 ore i pasti. Ovviamente i pasti vengono preparati dalla cucina metabolica e poi vengono forniti all'individuo all'interno nella camera metabolica durante le 24 ore, quindi il pranzo, la cena e così via, vengono dati all'individuo al suo interno tramite questo pass box, che è un pass box a doppie porte, quindi che permette ovviamente mantenere la tenuta stagna della camera, però allo stesso tempo permettere l'ingresso di cibo che poi può essere consumato dall'individuo al suo interno. Inoltre, un'altra cosa che noi facciamo durante i nostri esperimenti clinici è quello di raccogliere le urine all'interno delle 24 ore. Perché noi raccogliamo le urine del soggetto? Perché non ve l'ho parlato in maniera esplicita, ma è importante anche conoscere il tasso di ossidazione delle proteine. E una volta che viene stimato il tasso di ossidazione delle proteine dal nitrogeno, dall'azoto urinario, quindi nelle urine stesse, noi possiamo andare a calcolare il tasso di combustione dei carboidrati e dei grassi. Quindi, avendo questi tre tassi metabolici di carboidrati, grassi e proteine, possiamo scomporre tutte queste chilocalorie che sono bruciate in 24 ore e sapere quanti grammi di carboidrati sono stati appunto ossidati, quanti grammi di grassi e quanti grammi di proteine. E questo perché è importante per poter capire, lo vedremo dopo, il fenotipo metabolico, quindi capire se un soggetto consuma più carboidrati o consuma più grassi, che dipenderanno da vari fattori che vedremo nella seconda parte della presentazione, e quindi la camera metabolica ci permette non solo di darci la spesa energetica totale, quante chilocalorie vengono bruciate, ma anche le chilocalorie bruciate per l'ossidazione dei carboidrati, dei grassi e delle proteine. Questa era la camera metabolica, però c'è una stanzetta accanto dove viene contenuta la maggior parte delle strumentazioni di misura, quella appunto assemblata e calibrata da noi ingegneri biomedici. Queste strumentazioni di controllo e misura sono tutte fondamentalmente impalate qui in questo rack di strumentazioni, che contiene delle pompe d'aria alla sua base che permettono l'estrazione dell'aria dalla camera metabolica per essere portata a queste strumentazioni. L'aria deve essere essiccata tramite questi essiccatori d'aria per rimuovere appunto il vapore acqueo, che sappiamo essere uno dei prodotti delle reazioni chimiche, quindi viene rimosso il vapore acqueo dall'aria, quindi quello che rimane sono le concentrazioni di azoto, che è un gas inerte, poi di ossigeno e di anidride carbonica, che sono quelle che vengono misurate da questi due analizzatori di gas, che devono essere opportunamente calibrati da delle miscele di concentrazioni di gas note. Quindi una fase importante che noi ingegneri biomedici facciamo prima di ogni esperimento e durante i mesi per poter garantire la precisione e l'accuratezza di queste misure delle concentrazioni di gas è quello di calibrare gli strumenti con delle miscele che contengono un po' più di ossigeno rispetto a quello che normalmente c'è nell'aria, quindi una miscela in questo bombolone pari a 21% di ossigeno e nessuna diciamo mole di anidride carbonica, e allo stesso tempo un altro bombolone che contiene un po' meno ossigeno rispetto a quello presente nella nostra atmosfera, quindi pari al 20%, e poi un po' di più di anidride carbonica, quindi l'1%. Con questi due bomboloni che contengono appunto aria sotto pressione che viene inviata all'analizzatore di gas, possiamo calibrarli per far sì che poi le misurazioni, quelle del soggetto all'interno della camera metabolica, abbiano un grado di accuratezza e precisione che permettono appunto la misura del metabolismo energetico con un alto grado di precisione. Quindi, utilizzando tutti questi strumenti, noi possiamo fare appunto la misura continua per 24 ore della spesa energetica del quoziente respiratorio. Questi due grafici mostrano sull'asse X, sull'asse orizzontale, le 24 ore, partendo per esempio dalle 9 di mattina. Come potete vedere, in questi tre punti che vi ho evidenziato, vengono dati dei pasti tramite il pass box. Una volta che vengono dati dei pasti all'interno della camera al soggetto, il soggetto li consuma e la spesa energetica appunto aumenta e poi tende a ritornare a livello basale, fino a che durante il sonno, quando appunto dorme la notte, questa è la parte notturna, il metabolismo energetico diminuisce, però come vi ho detto precedentemente, ovviamente rimane un livello che è specifico da soggetto a soggetto. Stessa cosa per il quoziente respiratorio. Gli stessi picchi che abbiamo visto nella spesa energetica si possono vedere per quanto riguarda il quoziente respiratorio. Cosa vuol dire? Che ogni volta che noi ingeriamo
nella dieta degli alimenti che contengono i carboidrati, questi prendono la prevalenza per l'ossidazione, infatti aumenta il quoziente respiratorio, quindi vuol dire che l'ossidazione va verso i carboidrati presenti nella dieta. Durante il sonno invece si utilizzano, visto che noi non mangiamo, non ci sono, il cibo non viene ingerito, quello che il corpo fa è quello di utilizzare i grassi corporeo, quindi i trigliceridi, come ho detto prima, quindi il quoziente respiratorio tenderà ad andare verso valori tendenti a 0,7-0,8, che sono i valori associati agli acidi grassi. Un'altra cosa che avevo detto prima, che misurando come derivato le spese energetiche, noi possiamo da una parte andare a stimare il metabolismo basale, che è il livello minimo di energia che ogni soggetto consuma durante il sonno, ma poi possiamo andare a calcolare con metodi di analisi dei dati in data processing, possiamo andare a calcolare quello che qua vi ho evidenziato come l'area sottesa a questa curva, sopra al metabolismo appunto basale, che è la termogenesi indotta dal cibo, che è il quantitativo di calorie che il nostro corpo consuma quando viene appunto alimentato, che è una componente molto importante. Ora vi ho spiegato, spero in maniera chiara, cosa fa la camera metabolica, come l'abbiamo utilizzata. L'abbiamo utilizzata in tanti progetti, tra cui quello di andare a identificare i fenotipi metabolici. Per spiegarvi quali sono i fenotipi metabolici, bisogna spiegare quali sono i determinanti della spesa energetica, cioè la spesa energetica di ogni individuo, da cosa dipende? Come vi ho detto, dipende dal peso corporeo, ma in particolare dipende dalla massa magra, che è il fattore antropometrico, è il motore vero, quello che consuma più energia, che sta all'interno del nostro corpo, che comprende non solo i muscoli, ma anche gli organi, per esempio il fegato, i reni, il cervello, sono gli organi che consumano più energia. E il quantitativo di massa magra di un individuo è quello che spiega quasi tre quarti della variabilità della spesa energetica tra soggetto e soggetto. Se noi poi andiamo ad aggiungerci nei nostri modelli la massa grassa, il sesso, l'etnia e l'età del soggetto, possiamo spiegare un ulteriore 5%, poco però, pur sempre qualcosa, per poter andare a stimare la spesa energetica senza doverla misurare con la camera metabolica. Il restante 20%, da una parte, ovviamente, come tutte le misurazioni di qualsiasi strumentazione, dipendono da un errore di misura che nel caso della cronometria diretta è veramente molto basso, è inferiore al 5%. Quindi il restante 15% dipende da altri fattori, tra cui quelli genetici. Infatti, in uno studio che ho condotto qualche anno fa, quando ero negli Stati Uniti, abbiamo fatto uno studio di popolazione, uno studio clinico genetico, quindi misuriamo il metabolismo energetico, ma anche andiamo a misurare i polimorfismi, quindi le variazioni a livello del DNA dei soggetti di studio, che in questo caso erano gli indiani Pima dell'Arizona. E facendo questi studi abbiamo dimostrato che l'appartenenza a una specifica famiglia, questo è uno studio fatto tra fratelli e sorelle di certe famiglie, qui avevamo 98 famiglie e 248 individui che erano fratelli e sorelle di tante famiglie. Se noi andiamo a ordinare la spesa metabolica, che vedete qua, non ha senso, in base alla famiglia che vengono ordinate da quella famiglia che ha una spesa metabolica più ridotta a quella maggiore, c'è una separazione. Quindi cosa vuol dire? Ci sono famiglie i cui componenti, quindi fratelli e sorelle di quella famiglia, hanno una spesa energetica che è maggiore rispetto ad altre famiglie in cui tutti gli individui hanno una spesa energetica relativamente inferiore. Quindi questo ci permette di quantificare con dei metodi bioinformatici applicati ai dati genetici che circa il 50% delle differenze nella spesa energetica tra individui dipende proprio dal background familiare. E cosa vuol dire? Non solo l'ambiente in cui uno vive, quindi se è un ambiente che diciamo permette magari maggiore attività fisica oppure un certo introito calorico, ma soprattutto che dipende proprio dagli aspetti genetici che vengono ereditati da generazione in generazione dalle componenti familiari. E perché è importante misurare la spesa energetica? Come vi ho detto prima, a livello della termodinamica, questa spesa energetica è uno dei due componenti del bilancio energetico che determina la variazione di peso. In un altro studio longitudinale, in cui abbiamo misurato il metabolismo energetico in una camera metabolica nella visita iniziale, poi abbiamo monitorato il peso nel corso degli anni, qui siamo andati oltre 7 anni, abbiamo dimostrato che una differenza di 100 kcal al giorno, immaginatevi una barretta energetica, uno yogurt mangiato o non mangiato, che differenza fa sulla variazione di peso a lungo termine? Bene, 100 kcal al giorno, maggiore o minore, sono associate a una variazione di peso di 200 grammi l'anno, di cui questi 200 grammi sono la metà, sono proprio massa grassa. Sembrano numeri non molto alti, ma immaginateli ogni anno della nostra vita.
mangiando una barretta in più o in meno, che quindi vuol dire mangiarla oppure bruciarla, perché magari la nostra genetica ce lo permette, altri invece non permetterà di bruciare, come può andare a influire a lungo termine su una variazione di peso? Quindi questo è un risultato molto importante che ci dice che la spesa energetica è un parametro molto importante. Però se noi vogliamo studiare, per esempio, l'obesità, che sarebbe un aumento, diciamo, abnormale del peso corporeo in un'unità di tempo che porta ad un accumulo di grasso corporeo, dobbiamo studiare non l'equilibrio energetico, ma il disequilibrio energetico. Perché? Perché per poter guadagnare peso, ovviamente, dobbiamo spendere meno energia rispetto a quella che introduciamo con la dieta. Quindi quello che noi abbiamo sviluppato è quello di fare dei test, appunto, in una camera metabolica in cui andiamo a variare l'introito calorico per poter andare a vedere come la spesa metabolica varia da soggetto a soggetto in condizioni diverse di introito calorico e poter capire come un soggetto può bruciare più o meno più energia quando mangia di più o mangia di meno e come questo va a impattare le sue variazioni di peso. Quindi abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo fatto queste misurazioni della spesa energetica all'interno della camera metabolica in cui abbiamo dato 2 volte in 24 ore, 2 volte il quantitativo di cibo che normalmente una persona mangia in un giorno, e in un altro caso non abbiamo dato proprio nulla, abbiamo fatto 24 ore di digiuno, cioè l'individuo ha fatto 24 ore di digiuno. Quello che noi siamo andati a misurare è come è aumentata, nel primo caso, quando abbiamo sovralimentato il soggetto, quanto è aumentata la spesa energetica, perché ovviamente aumentando l'introito calorico c'è più termogenesi indotta dal cibo, visto che ne mangiamo di più. Quindi quanto è aumentato? Volevamo andare a misurare, oppure quando non diamo nessun cibo al soggetto, come diminuisce la spesa energetica? Perché visto che appunto non mangia, il metabolismo cerca di rallentare per adattarsi. Quello che è stato dimostrato in uno studio pilota fatto nel 2001 è che le risposte metaboliche, quindi come varia il metabolismo col digiuno e la sovralimentazione, queste risposte metaboliche sono correlate e vanno a identificare due fenotipi. Soggetti che sono in grado di aumentare molto la spesa energetica quando vengono sovralimentati e quando non mangiano non diminuiscono tanto il loro metabolismo. Abbiamo chiamato questi soggetti con un metabolismo dispendioso. D'altra parte abbiamo soggetti che quando non mangiano il loro metabolismo energetico si abbassa molto, vanno in risparmio energetico e quando vengono sovralimentati non riescono a aumentare il loro metabolismo energetico per compensare questo aumento calorico e li abbiamo chiamati quelli con metabolismo risparmiatore. In questo grafico potete vedere questa netta differenza di questi due fenotipi che sono stati dimostrati in questo studio. Quindi ribadisco, per esempio, prendendo il gruppo del metabolismo risparmiatore, questi soggetti avevano una grossa diminuzione del metabolismo energetico durante il digiuno rispetto agli altri e aveva un piccolo aumento del metabolismo energetico durante la sovralimentazione rispetto invece a quelli del metabolismo dipendioso che avevano un aumento maggiore. Quello che abbiamo fatto, quindi successivamente, qua torniamo più o meno ai giorni d'oggi, nel 2015, abbiamo fatto uno studio clinico in cui siamo andati a fare, diciamo, le stesse misurazioni. Abbiamo fatto misurazioni delle variazioni di spesa energetica durante il digiuno e anche durante la sovralimentazione. Per poter fare, diciamo, le cose in maniera più opportuna, siamo andati a dare diverse diete di sovralimentazione, alcune diete con poche proteine, una dieta bilanciata diciamo, un equilibrio di carboidrati, grassi e proteine, una dieta ipercalorica con maggior contenuto di grassi e una dieta ipercalorica con maggior contenuto di carboidrati. Quello che abbiamo visto è che in generale, in media, tutti gli individui hanno aumentato la loro spesa energetica in base alla dieta ipercalorica e l'hanno diminuita circa del 10% durante il digiuno. Però quello che noi siamo interessati è proprio queste variazioni, l'altezza di queste barre è proprio il valore medio, ma abbiamo delle barre che sono appunto la variabilità tra soggetto e soggetto che ci permettono di dire che alcuni soggetti hanno aumentato quasi del 20% il loro metabolismo durante l'iperalimentazione, ma alcuni l'hanno aumentata di poco. E come questo è importante per la varianza di peso? Noi abbiamo preso questi soggetti, abbiamo fatto le misure a camera metabolica nella prima visita e poi li abbiamo di nuovo monitorati nel tempo per quanto riguarda il loro peso corporeo. E abbiamo dimostrato, come mostrano questi grafici, che una ridotta risposta metabolica al digiuno o alla dieta ipercalorica era associata a un aumento di peso. Questo ci è andato a confermare che esistono soggetti con un metabolismo più risparmiatore, che quindi addirittura diminuiscono
la loro spesa energetica, anche quando gli viene data una dieta ipercalorica, soprattutto a basso contenuto di proteine, quindi 3%, oppure che fanno un digiuno e diminuiscono di molto la loro spesa energetica, questi soggetti, come ci si aspettava, però qui viene dimostrato, hanno più predisposizione ad aumentare di peso nel corso del tempo. Poi cosa abbiamo fatto? Tramite quella misurazione, tramite quella flangia per la misurazione ematica, sono andati a misurare un ormone che viene chiamato in inglese FGF21, FGF21, che è un ormone che viene stato identificato nei topi come essere associato a un maggiore o un minore metabolismo. Siamo andati a misurarlo nelle nostre diete e abbiamo scoperto che nelle diete con basso contenuto di proteine, questo ormone aumenta in media di 3 volte, che è un valore molto clinicamente molto alto. Quando un ormone aumenta di 3 volte la sua concentrazione, vuol dire che ha sicuramente un effetto sistemico. Infatti, è un effetto sistemico sul metabolismo. Infatti, abbiamo dimostrato che i soggetti che riuscivano ad aumentare le concentrazioni di questo ormone aumentavano anche il loro dispendio energetico durante quella dieta ipercalorica a basso contenuto proteico. E proprio quelli che riuscivano ad aumentarlo di più, non sappiamo perché ancora, sicuramente in base alla genetica, in base ad altri fattori, erano anche quelli che guadagnavano meno peso nel corso del tempo. Quindi questo è un dato molto importante perché possiamo utilizzare la camera metabolica per identificare questo ormone, quindi ora potremo misurare questo ormone in risposta a una dieta ipocalorica. Scusate, ipercalorica ma con basso contenuto di proteine, per poter capire quali sono i soggetti più proni a guadagnare peso, quelli più, diciamo, svantaggiati. Ok? Quindi, per riassumere quello che vi ho detto in questo seminario, la spesa energetica di un individuo nelle 24 ore la possiamo misurare accuratamente e precisamente tramite i metodi di calorimetria diretta nella camera metabolica, la quale oltretutto, potendo permettere un soggiorno di 24 ore, ci permette di fare dei test clinici in cui possiamo variare la dieta e misurare la risposta metabolica alla dieta, che ci può fare identificare il fenotipo metabolico, o più risparmiatore o più dispendioso. In particolare abbiamo identificato una specifica dieta, quella a ipercalorica a basso contenuto di proteine, che permette di distinguere questi due fenotipi, quindi permette di classificare individui con un fenotipo metabolico più risparmiatore, che sono quelli che hanno più propensità a guadagnare peso rispetto a quelli con un metabolismo più dispendioso. E poi, in base ai nostri studi, abbiamo identificato questo ormone, ne esisteranno tanti, questo è uno dei tanti ormoni che contribuiscono al metabolismo energetico, che aumenta di più proprio nei soggetti con un metabolismo più dispendioso, e proprio perché aumenta di più gli permette a questi individui di bruciare più calorie e quindi di essere più protetti dall'aumento di peso. Quindi, per concludere, la camera metabolica, che in base a quello che ho detto rappresenta il gold standard, quindi il metodo di riferimento per la misura della spesa energetica, permette non soltanto la misurazione della spesa energetica, ma noi ingegneri biomedici stiamo cercando di sviluppare delle strumentazioni biomediche indossabili che acquisiscono dei parametri vitali come la frequenza cardiaca, respiratoria, la temperatura corporea, che ci permetteranno, in base alla calibrazione della camera metabolica, di darci una misura del metabolismo energetico anche senza averci la camera metabolica. Quindi è quello che noi stiamo cercando di fare con la nostra ricerca, poter sviluppare queste strumentazioni indossabili in modo che calibriamo la camera metabolica, poi lasciamo andare l'individuo a casa e mentre gli individui indossano questi sensori, ci permetterà di dire in tempo reale quante chilocalorie stanno bruciando in modo da permettere misurazione anche in condizioni che vengono chiamate free living, quindi nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo continuiamo la nostra ricerca clinica con l'utilizzo della camera metabolica per sviluppare test metabolici che appunto noi conduciamo all'interno della camera metabolica per poter identificare per esempio ormoni che ci dicano il fenotipo metabolico dei soggetti, che appunto poi ci permette di dire quali sono quelli a maggior rischio di aumento di peso corporeo, oppure quelli che hanno difficoltà a perdere peso anche quando sono messi a dieta, perché poi magari il loro metabolismo diminuisce molto, certi ormoni non vengono prodotti in un quantitativo necessario per poter spendere maggiormente energia e quindi sono fondamentalmente quegli individui che noi dobbiamo individuare perché hanno un metabolismo energetico più risparmiatore. Con questo vi ringrazio molto per l'attenzione e se ci sono domande, sono lieto di poterle rispondere. Ok, leggo qui per quali patologie è utile questa camera metabolica. Beh, la camera metabolica permette la misurazione del dispendio energetico in qualsiasi individuo, anche quelli sani, per sapere, appunto, per esempio, se uno volesse sapere
per esempio, quante chilocalorie ho bisogno io ogni giorno per mantenere il mio peso. E questo ovviamente è un dato molto importante che impatta la vita tutti i giorni e si può appunto misurare la camera metabolica in maniera precisa, così il dietista o comunque noi stessi possiamo sviluppare. Possiamo sapere quante chilocalorie dobbiamo introdurre con la nostra dieta. In termini di patologie, noi andiamo a studiare tante patologie dove c'è una disregolazione del metabolismo energetico. Queste sono per esempio le patologie tiroidee, l'ipo e l'ipertiroideo e l'ipertiroidismo sono patologie associate a un aumento, a una ridotta spesa energetica che poi porta a un aumento, a una diminuzione di peso. Oppure soggetti che hanno l'ipodistrofie, che è una patologia rara del tessuto adiposo che fondamentalmente non permette l'accumulo del tessuto adiposo all'interno dell'organismo umano e ci sono degli scompensi sul metabolismo energetico e questo lo potremo andare a meglio identificare misurando l'ipoproprio dispendio energetico nella camera metabolica. Un'altra domanda, è semplice la collaborazione col mondo medico ospedaliero per un ingegnere? Diciamo al giorno d'oggi sì, è stato un lungo percorso, non per la mia diciamo corta esperienza, però al giorno d'oggi ormai tutti i lavori di ricerca sono ormai diventati multidisciplinari. L'ingegneria biomedica permette proprio appunto di fondere il mondo dell'ingegneria con quello della medicina. Noi siamo il ponte che appunto la nostra figura professionale è il ponte che permette di mettere insieme questi due mondi e permette appunto di sviluppare delle cose che appunto sono molto importanti nella vita di tutti i giorni. Appunto, questo è uno dei tanti esempi. Ci sono tanti seminari che voi potete appunto vedere dai miei colleghi, dove vi porteranno degli esempi in cui faranno vedere come la collaborazione tra ingegneri, biomedici e medici e personale clinico in generale degli ospedali permette di ottenere dei risultati di ricerca molto importanti che possono appunto migliorare la qualità di vita della nostra popolazione, in questo caso per quanto riguarda l'obesità, però in generale diciamo di tutta la nostra popolazione. Un'altra domanda, la camera serve solo per scoprire il metabolismo oppure è utile anche per trovare le terapie? Questa è una bella domanda. Ovviamente al momento noi la stiamo utilizzando come strumento di ricerca, appunto per poter capire, come vi ho detto prima, per esempio identificare dei soggetti con metabolismo risparmiatore rispetto a un metabolismo dispendioso, oppure studiare la patologia, oppure potremmo studiare il consumo energetico con vari protocolli di esercizi fisici che si possono appunto utilizzare nella camera metabolica e quando appunto riusciremo a saperne di più di tutte queste differenze possiamo poter trovare delle terapie. Qual è un esempio di queste terapie? Per esempio abbiamo delle terapie farmacologiche. Abbiamo scoperto che questo ormone, questa epatochina, l'FGF21, che poi viene prodotta in maniera appunto endogena normalmente da ognuno di noi, in alcuni soggetti è deficitaria. Quindi cosa vuol dire? Che in questi soggetti, una volta che noi li abbiamo individuati con la camera metabolica, perché hanno una ridotta spesa energetica e hanno una ridotta concentrazione di questo ormone, possiamo provare a somministrare questo ormone in maniera esogena e vedere se aumentano la concentrazione dell'ormone e soprattutto il dispendio energetico. Quindi una volta che abbiamo individuati quei specifici soggetti che hanno questo, tra virgolette, deficit, noi possiamo fare la terapia, appunto, farmacologica con questo ormone per poterli aiutare a compensare il deficit e poter aumentare il dispendio energetico e magari perdere peso se sono soggetti potenzialmente, appunto, con obesità. Quindi questo è un altro campo di applicazione che però ovviamente in fase di sviluppo, come sapete, noi facciamo ricerca, poi questa ricerca è una ricerca traslazionale, quindi verrà poi traslata i risultati di questa ricerca verranno traslati nella, per esempio, pratica clinica in ambiti come quelli che vi ho appena descritto. Non vedo altre domande, quindi vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento degli studi e una buona serata.